tutti! In questo nuovo video tutorial vi farò vedere come realizzare questa graziosissima sacca, guardate qui che si chiude anche così, bellissima, con la mattonella con cui ho realizzato la maglia Tess. Non mi ricordo chi mi aveva scritto se la mattonella che avevamo utilizzato per la maglia Tess poteva andare bene anche per ricoprire la sacca. Dissi di sì e mi dissi ma sì, ora la faccio anch'io perché mi piace l'idea di avere una sacca abbinata alla maglia. L'ho fatta bicolore, come potete vedere, di qui è verde, di qua invece è questo sorta di marroncino, per questo l'ho chiamata mimetica, mi ricordo un po' i colori della mimetica, e il filato che ho utilizzato è New Love. Mi sono serviti solamente due gomitoli, uno per il davanti e uno per il dietro, a seconda di poi come vorrò indossarla. Comunque due gomitoli sono più che sufficienti e sono venute delle mattonelle che sono larghe appunto tutta la larghezza della nostra sacca. Lavorarlo è semplicissimo, lo sapete, perché si fanno i tre giri di base e poi sono due giri che vanno sempre ripetuti fino ad arrivare alla larghezza desiderata, che deve essere più larga appunto della sacca, un po' più lunga sotto ma non sopra, perché volevo appunto che si vedesse il bordo e soprattutto non volevo ricoprire dove vengono tirate le cordicelle. Oltre questa sacca io vi consiglio anche di lavorare quest'altra che vi faccio vedere subito, eccola qui, che come potete vedere è un po' più rettangolare, no vabbè, comunque un quadrato, mettiamola così, però è sì, un po' più rettangolo, però nessun problema. Voi lavorate sempre la vostra mattonella e quando arrivate alla larghezza desiderata magari fate due giri sopra, soltanto per la parte sopra, per avere appunto un rettangolo. È semplicissimo, andate anche in quel caso poi a cucire soltanto qui sul bordo e lateralmente sotto cucite le due mattonelle insieme, e quindi potrete realizzare anche questa versione della sacca. Anche in questo caso vanno benissimo solo due gomitoli, in quanto a me dei due gomitoli me ne è avanzato comunque un pochettino, ve lo faccio vedere, quindi nessun problema a realizzare anche questa sacca con solo due gomitoli. Detto ciò, quindi noi ci vediamo presto con un nuovo tutorial. Vi ricordo sempre che se desiderate realizzare questa maglia potete scrivermi o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa, o sul gruppo Facebook La libertà di uncentare e sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram. Vi ricordo inoltre che il 9 agosto è l'ultimo giorno per poter fare le spedizioni, potete continuare comunque a fare gli ordini sul sito, ma le spedizioni riprenderanno il 25 di agosto. Per realizzare la nostra sacca io utilizzerò appunto la sacca e come filato il New Life per poter fare le mattonelle granny. La mattonella sarà la stessa che abbiamo utilizzato proprio per la maglia Tessa, perché mi avete chiesto appunto se era possibile usare quella mattonella e mi sono detta sì, lo voglio anch'io. Allora, queste sono alcune delle combinazioni di colori che si possono fare con New Life. Io ho scelto questi due perché ben si abbinino al colore che ho usato per la maglietta, che purtroppo è terminato, e però potete fare anche verde su verde, azzurro sull'azzurro. Sul sito ci sono ancora il colore panna o il bianco che potete abbinare al lilla, oppure al giallo. Un'altra combinazione molto carina sarebbe questo, che spicca ancora di più, oppure potete abbinare questo con il lilla, quindi vi potete divertire. Per quanto riguarda l'utilizzo dei filati, utilizzeremo un gomitolo per il davanti e un gomitolo per il dietro e lavoreremo con l'uncinetto del numero 4. Oltre questa sacca potete utilizzare anche questa. Il procedimento sarà lo stesso, quindi andate comunque a fare le mattonelle a granny. Vedete, questa ha i manici in alto, però a un certo punto che arriverete, perché vedete questo è un rettangolo più che un quadrato, arriverete a fare il quadrato e poi potrete lavorare facendo solo i giri sopra. Farò anche qui un tutorial nei prossimi giorni, quindi non vi preoccupate, magari con una mattonella diversa, quindi dicevo, potete divertirvi a foderare, a rivestire anche questo tipo di sacca. Detto ciò, quindi vi faccio vedere come andare a fare la lavorazione della mattonella. Quindi andiamo a realizzare un anello magico, scusate, sposto un po' le cose, e all'interno dell'anello magico andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientriamo, andiamo a fare altre 2 maglie alte, per un totale quindi di 3 maglie alte. 2 catenelle di separazione, una, due. Rientriamo all'interno dell'anello magico e andiamo di nuovo a fare un gruppo di 3 maglie alte, quindi una, due, tre. Di nuovo 2 catenelle, una, due. Rientriamo e andiamo a fare di nuovo 3 maglie alte, una, due,
2 e 3. 2 catenelle, 1, 2, rientriamo, andiamo a fare per l'ultima volta 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Catenella, stringo il cerchio per chiuderlo, vado nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassa. E possiamo fare così il nostro secondo giro base. Io questi giri li chiamo giro base finché non faremo proprio i veri e propri due giri che vanno poi ripetuti. Quindi entriamo all'interno dell'archetto e andiamo a fare una maglia bassa, 2 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientro e vado a fare un'altra 2 maglie alte, una e due. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro. Catenella di separazione, vado nell'archetto successivo e vado a fare 3 maglie alte, una, due, tre, 2 catenelle, una, due, rientro altre 3 maglie alte, una, 2 e 3. Catenella di separazione, vado nell'archetto successivo e di nuovo 3 maglie alte, 1, 2, 3, 2 catenelle, 1, 2, rientro a te 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Noi in questo caso stiamo facendo appunto gli angoli del nostro della nostra mattonella. Catenella di separazione, ultimo angolo e andiamo a fare di nuovo 3 maglie alte, 2, 3, 2 catenelle, rientro 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Catenella di separazione, devo terminare il giro base entrando nell'archetto iniziale e andando di nuovo a fare 3 maglie alte, quindi una, due, tre. Chiudo il giro andando a fare catenella, entro nella terza catenella, nella seconda catenella in questo caso, e vado a fare una maglia bassa. Ho terminato così anche il secondo giro base. Terzo giro base, come sempre rientro, maglia bassa, 2 catenelle, 1 e 2, rientro e vado a fare altre 2 maglie alte, 1, 2, per un totale di 3 maglie alte. Catenella, vado nell'archetto e vado a fare 3 maglie alte, 1, 2, 3. Catenella, vado invece nell'angolo e vado a fare il mio angolo, quindi 3 maglie alte, 1, 2, 3, 2 catenelle, rientro di nuovo 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Catenella di separazione, si ricomincia da capo, quindi vado nell'archetto di una catenella e vado a fare 3 maglie alte, 1, 2, 3. Catenella di separazione, vado nel ventaglio dell'angolo e vado a fare il mio angolo, quindi 3 maglie alte, 1, 2, 3, 2 catenelle, rientro 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Catenella, vado nell'archetto di una catenella e di nuovo 3 maglie alte, 1, 2, 3. Catenella, vado nell'archetto e di nuovo 3 maglie alte, 1, 2, 3, 2 catenelle, rientro e di nuovo 3 maglie alte, 1, 2, 3. Catenella e si ricomincia. Archetto di 3, vado nell'archetto e vado a fare 3 maglie alte. 1, 2, 2 e 3. Catenella di separazione, vado a chiudere il giro entrando nell'archetto iniziale andando a fare sempre le 3 maglie alte, quindi 1, 2,
e 3, catenella di separazione, entro nella seconda catenella e vado a fare una maglia bassa. Adesso quindi questi sono i nostri tre giri base, possiamo iniziare a fare i nostri veri e propri giri, che sono due che vanno sempre ripetuti. E quindi andiamo a realizzare, entriamo dentro, andiamo a fare una maglia bassa, 2 catenelle che sono la prima maglia alta, rientriamo, andiamo a fare un'altra maglia bassa e alta, scusatemi, catenella di separazione, andiamo nell'archetto di una catenella, andiamo a fare le nostre 3 maglie alte, quindi 1 2 3. Come avete visto, abbiamo fatto solamente 2 maglie alte, non più 3. Catenella di separazione, archetto successivo, di nuovo 3 maglie alte, 1 2 3. Catenella di separazione, entriamo nel nostro angolo, andiamo a fare le nostre 3 maglie alte, 1 2 3, 2 catenelle, 1 2, rientriamo, 3 maglie alte, 1 2 3, catenella di separazione, andiamo nell'archetto, 3 maglie alte, 1 2 3, catenella di separazione, andiamo nel secondo archetto, 3 maglie alte, 1 2 3, catenella di separazione, terminiamo il nostro primo giro, andiamo nell'archetto, andiamo a fare una maglia alta, riprendiamo il filo, entriamo nella catenella e andiamo a fare una seconda maglia alta. Abbiamo terminato così il primo giro. Come vedete, noi adesso lavoreremo solo su questi due lati, non lavoreremo più attorno, perché così la nostra lavorazione crescerà con la striscia in mezzo. Quindi ci giriamo con la lavorazione, andiamo a fare il secondo giro, 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, catenella di separazione, entro nell'archetto e vado a fare 3 maglie alte, quindi una, scusate, tiro un po' di filo, 1 2 e 3, catenella, archetto successivo e di nuovo 3 maglie alte, 1 2 3, archetto successivo, 3 maglie alte, 1 2 e 3, archetto successivo, andiamo a fare il nostro angolo, quindi 3 maglie alte, 1 2 3, 2 catenelle, rientriamo, di nuovo 3 maglie alte, quindi 1 2 e 3, catenella di separazione, di nuovo 3 maglie alte in ogni archetto, quindi 1 2 3, catenella, archetto successivo, di nuovo 3 maglie alte, quindi 1 2 3, archetto successivo, di nuovo 3 maglie alte, 1 2 e 3, catenella di separazione, prendiamo il filo, saltiamo la prima maglia, entriamo nella seconda, che sarebbe anche la nostra ultima maglia alta, e andiamo a fare una maglia alta. E abbiamo terminato anche così il secondo giro. Adesso si ricomincia da capo, quindi dal primo, quindi di nuovo 3 maglie alte, entriamo nell'archetto e facciamo la seconda maglia alta, catenella, e si ricomincia da capo andando a fare i gruppi di 3 maglie alte. E naturalmente qua finiremo con 3 maglie alte, catenella, maglia alta nell'archetto, maglia alta sopra la maglia alta. Quindi sono due giri veramente semplicissimi che vanno ripetuti per tutta la larghezza della nostra mattonella. Io vi dirò naturalmente quanti centimetri l'ho fatta, dovete calcolare che deve essere da qui, cioè dobbiamo lasciare libero solo qui dove vengono tirati appunto i nostri fili, quindi lasceremo solo questo bordino, ma tutto questo viene appunto ricoperto, quindi dovrebbe essere 38 centimetri. Io farò la mattonella e vi farò sapere.
Allora, ho finito la mia mattonella e l'ho fatta alla fine di 38 centimetri, quindi da qua a qua sono 38 centimetri, da qui a qui sono 38 centimetri. Come vi avevo detto, io la sacca lascerò questo qui che si vede, quindi non cucirò in alto, ma cucirò qua in basso e per legare la mia mattonella alla sacca. E adesso andrò a fare un'altra mattonella uguale, quindi ripeterò l'inizio che abbiamo fatto insieme e andrò a ripetere i giri. Io mi sembra che l'ho ripetuti per 15 volte per ottenere 38 per 38, e poi vi dirò come andarli a cucire insieme. Ed ecco qui, ho finito anche la seconda mattonella. L'ho fatta con un colore diverso perché voglio avere questa sacca bicolore, avanti di un colore e dietro di un altro, in modo da poterla indossare in maniera diversa ogni volta, in modo da avere qualcosa di diverso, ma in realtà indossiamo sempre la stessa sacca. E questa naturalmente la cuciremo dietro, quindi mettiamo dietro qui, stando attenti che dove abbiamo iniziato la mattonella sia il filo, in questo caso all'interno, quindi qui, e faccio anche il mio nodino per andarla a chiudere. Eccomi. E io farò la striscia che va in alto e quindi metto, scusate, mi sto tirando i fili, la sacca e qui l'altro mio mattonella. Allora, li cucirò insieme con ago in filo qui, lasciando naturalmente il forellino aperto qui, quindi cucirò fino a qui, poi riprenderò la cucitura qua, cucirò anche sotto e lateralmente da quest'altra parte. Però lateralmente cucirò con lo stesso filo con cui ho fatto le due mattonelle. Qui invece dovrò usare un ago più sottile e il filo più sottile, quello da ricamo, appunto per cucire la mia sacca avanti e cioè all'interno qui, quindi cucire qui, e farò una semplice cucitura. Io prenderò comunque stesso, cercherò di prendere comunque lo stesso filo della lavorazione che ho fatto. Ora voglio solo farvi vedere un attimo, prenderò l'ago di lana per farvi appunto vedere come andrò a cucire semplicemente le due mattonelle. Ecco, vedete, ho l'ago inserito con il filo e io non faccio altro che andare dietro e avanti, quindi vado dietro avanti in questa maniera. Mi raccomando solo, non tirate troppo il filo in modo tale che la lavorazione non si, che le mattonelle non si arriccino. Però vedete, vado semplice semplice. Una cucitura semplicissima. Passare davanti e dietro, e faremo così per tutto il giro. Io da questa parte sto cucendo con il colore verde, da quest'altra parte invece cucirò con il marrone, e sotto penso che arriverò a fare metà cucitura di un colore e di un altro, così da avere qualcosa ancora di più particolare. Mi raccomando, qui non dovete spezzare il filo. Passate normalmente, fate in questa maniera così. Vi faccio vedere così, e tirate quando siete arrivati a questo punto, e poi tornate a cucire avanti e indietro in modo tale da non spezzare la cucitura. E poi, come vi ho detto, qui con un ago più sottile e il filo normale andrò a cucire sia la mattonella avanti che la mattonella dietro proprio sulla sacca. Adesso però continuo a cucire in questa maniera senza prendere, come vedete, appunto la sacca, perché la sacca sarà cucita solo qui in alto. Ed ecco qui la nostra sacca completata, guardate qui quanto è venuta carina dal lato e dall'altro lato, quindi anche questo progetto è terminato.